Arriviamo una sera, come vi avevo promesso, finalmente farò un prank a Silvia, così impara a prendere in giro i miei musicali. Si tratta della sua CV Show Car. E prank comincia, sta dormendo dopo scuola e non sente niente. Vado a svegliarla e comincia il prank. Già posizionato l'altra videocamera, così zitti zitti andiamo a prankare CV Show. A dopo. Adesso vado a te. Vedrete. Silvia. 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 Scusa che ti sveglio, ma io ieri mi sono addormentata, no? Tu sei andata a Roma Est, no? Ma la macchina dove l'hai lasciata? Silvia, la macchinetta dove l'hai lasciata? La tua! Non sei andata ieri con la tua? La macchinetta? La macchinetta! CV Show Car, dove l'hai parcheggiata ieri? Sotto casa. Sotto casa? Non l'hai messo nel box? Nel box, ma... Sotto casa? Nostra? Senti Silvia, ti devo dire una cosa, che la macchina non c'è, eh? Dai, non scherzare. Dai. Ma Silvia, la macchina non c'è. Ma si c'è, no? È la verità. Ma Silvia, la macchina tua... Sei sicura che l'ha lasciata sotto casa? Dove l'ha lasciata? Sotto casa, dove la parcheggio sempre. Ma hai acceso l'antifurto tutto? Ma cazzo l'hai dovuto andare? Non so, quel spinotto l'hai acceso? Sì. Comunque non c'è la macchina. Ma l'hai spostata da te? Io? Ma se sai che non la sposto, c'ho paura di guidarla. Silvia? Che c'è, ma? Che c'è? Non c'è, vieni a vedere. Guarda, non c'è la macchina. Ma non è possibile. Ma scusa che ti ho svegliato. Metta io, no. Non c'è, vieni a vedere. Silvia, non c'è la macchina. Mamma. Mi fa proprio nervosire, eh? Io ti faccio nervosire? Di cosa? Dai Silvia, sul serio, non è che hai lasciato laggiù? Ieri sera sei entrata? Mamma, era dove la metto sempre? Ma non c'è? Ma non c'è, io non c'ero. Che ore sono? Chi ne so che ore sono? Sono le 3. Dai, non è uno, sono me. Sono le 4:30. Sono le 4:30. Io sono tornata adesso. Quando sei tornata tu? Io sono tornata un'oretta fa. Pensavo che l'avevi appoggiata da qualche parte, più avanti, no. Non c'era posto perché stanno a fare pure i lavori. L'ho messo sempre là la macchina. Che facciamo? Dai, sul serio, si vede. No, mamma, io l'ho messa sempre dove sta. Sta sempre lì, mamma. Ma io pensavo che l'avevi lasciata giù. Mamma! Oh, santo cielo. La macchina sta sempre là! Non è l'hai spostata tu! No, Silvia, sai che ho paura di guidarla! Mamma, uno scherzo, cioè... No, non è uno scherzo, io pensavo perché che... Perché non è possibile che la macchina è scomparsa, Senti, eh? Silvia, Allora, l'abbiamo messa apposta là, perché qua c'è la tua macchina! Ho capito, senti, dimmi la verità, non è che l'hai prestata a qualche ragazzino? Ma che cazzo è? La Mandela l'ho prestata a qualche ragazzino! Ma non lo so! Ma perché... chi l'ho prestata? Ma ci avrà almeno la patente questo, chi è? Hai data a qualcuno? Ma mamma, ma mi stai prendendo in giro? No, perché mi stavo preoccupando. Ma senti, io sono il padre, innanzitutto mi è svegliata per dirmi queste cose, in più pensavo che era una cazzata, invece la macchina non c'è!
E lo so che. Ma che cazzo non è spostata da te? Oddio mio, allora hanno rubato la macchina come quell'altra mia. No. Senti, dai, vestiti, andiamo subito a cercarla. Questa la macchina, mamma, non è possibile. Dai, non piangere, non piangere. Mo so, capitano ste cose, madonna. Un'altra volta, pure la mia. No. Oh, ma stava sotto. Ma allora adesso lo vediamo con GPS. Ma come GPS? Che scherzo, dai. Mannaggia, Silvia. Mamma stava là sotto. Non è possibile che è sparita così. Dai, non piangere. No, non so, sono nervosa. Mamma, sono incazzata, non capisco dov'è. Allora, io ieri sera sono tornata, che erano le 9, sono tornata al centro commerciale. Dove cazzo era la fine sta macchina? Non lo so, Silvia, come hanno rubato la mia l'altra volta. Ma... Sì, ho capito, ma come ha fatto ad uscire là? C'è la tua che la incastrava. No, io l'avevo messa più avanti ieri, stamattina. Allora l'hanno rubata stamattina, mentre stavate a scuola e io lavoro. Perché io sono andata a Nannina con... coso. Ma tu stamattina sei uscita con la macchina tua? Eh sì, certo, come sempre. Oddio mio. Poi, mo col GPS possiamo... Ma qual è il GPS? Ma che cazzo lo stai dicendo? Vedi, cioè, io non lo so, io avevo detto di comprare un box, e di metterci la macchina, perché è ridicola. È una zona oscena quella dove viviamo, è normale che la gente ruba queste macchine. Ma sì, ma perché le macchine queste, sai quante ne rubano? Io lo sapevo che le ruba. Ma tu, ieri sera non mi hai detto che papà l'ha spostata poi? Papà mi ha detto che l'ha spostata lui. Ma che fa? Non lo so, perché l'ha detto là, non è messa bene, vedi che dopo c'è il pericolo che qualcuno la ruba là, l'ha spostata lui. No, non lo so, io stavo a dormire, ero stanchissima, io alle 8:30 già stavo a letto. Perché lui non lo sa che sotto c'è il pulsantino là per togliere la corrente, allora l'ha spostata lui. Non lo so, ma lo chiamo. E chiamalo. Vabbè. Oddio, però dai, su, giura che non è uno scherzo, che non l'hai data a nessuno. Alice, ma chi cazzo non l'ho data la macchina? Ma ieri alle 9 di sera, ma chi ha la macchina? Non so, io sono tornata a scuola, mi sono messa a letto, c'è un sonno, sono messa a dormire. Che l'avevi prestata a Daniele, a qualcuno. Ma che c'entra Daniele? Ma Daniele ce l'ha la macchina sua, mamma. Non lo so, pensavo che ha detto a Tarta. Tarta, ma che è per andarsene a casa, ma che ne so a che ora si ritorna. Oddio, madonna. Oh, vediamo, chiamiamo i vigili, vediamo un po'. Perché dobbiamo chiamare in caso che hanno rubato? Che ne so io, non è che ti hanno fatto uno scherzo. C'è qualcuno, c'ha le chiavi dell'altra chiave, ce l'ha. Ma dire, c'è un duplicato di questa, C'ha l'antifurto col telecomandino, si apre e si accende questa. Chi chiama? Eravamo dei vigili a questo punto. Possiamo dare un'assicurazione, scusa? Tu l'hai pagata l'assicurazione per furto? Sì, aspetta, adesso. Ma l'hai pagata o no la cosa per il furto? Sì. E chi è per furto? Prima devono vedere se l'hanno furtata. Aspetta, madonna. Cazzo, la è furtata? Ti hanno rubata. Perché sei ride? Perché ho detto una cavolata, furtata, vabbè, sai. Cerco di sdrammatizzare con che cosa, dai. Ma adesso è in giro, ma? L'assicurazione, aspetta. Ma perché stai a ride? No, non sto ridendo. No, non sto ridendo, ma io in faccia. Assicurazione, ecco. Ma che cazzo, no, perché dici... lascia solo, perché si è messa a ride? Perché ha detto furtata, non si può dire furto, furtata, non si può dire... Vabbè, lasciamo stare, dai, che fanno chiamare assicurazione, va. Ma che problemi... Guarda che è partita pure la chiamata. Ma che problemi c'hai? Pronto? Salve? Sì, allora sono... Non stai nemmeno chiamando. Oddio, non è partita. Mamma, sta più in giro te, No! Aspetta, come non lo sto chiamando? Mamma. Ma che stai a dire? Mamma! Ma che mi sei spegne il telefono? No, non ti sto prendendo in giro, Silvia. Mamma, non l'avevo fatto partire questa chiamata. Lo devo far partire. Ma l'hai detto che l'ha fatta partire? Non lo so, Silvia, tu sono agitata, che già mi hanno rubato una volta la macchina mia, porca miseria.
Ma l'hai lasciata aperta? Mi sorprendi. Sono sicura che l'hanno lasciata aperta. Allora, ma è uno scherzo. Ma che scherzo, scherzo? E chi te l'ha presa? Mi sorprendi. E siete messi d'accordo con papà per farmi morire? Vi siete messi d'accordo con papà per farmi morire, no? Papà sta al lavoro. Perché tutto tranquillo stava lui. Ha detto chiusa la... Sì, sì, ma poi scusami, io quando sono tornata a scuola la macchina c'era. A che ora sei tornata via a scuola? 2:30. Io se sono tornata che erano 3:30 dal lavoro, non c'è, che io c'ero a casa. Allora quando sono tornata io e c'ero. Che cazzo era, non ne so io. Ma poi fa un rumore della Madonna, quello, è un trattore. Sì, ma io dormo e non mi sveglio ancora. Ma te, se anche se ti spogliano mentre dormi non ti accorgi, esatto. Guarda. Dai, non ridere, tu capisci che ci hanno rubato. Tu come fai a ridere? Perché penso che tu me l'hai nascosta. Ma se non sei capace manco accenderla. Ho capito, ma tu comunque secondo me l'hai spostata. Sì, l'ho spinta. Scusami, L'ho spinta. Scusa, se qua sotto non c'è. Allora adesso andiamo a vedere. Sì, andiamo a vedere cosa. Se c'è qua sotto, se l'hai spostata. Sì, dà. Allora, se lo spiego in bulgaro, se vuoi in cinese. Io la macchina non so manco accenderla, visto quante volte ho provato a cose, okay. Come faccio a spostarla? Ho chiamato, okay. Guarda, ah sì, guarda, ho chiamato i vicini di casa, ho detto guarda, aiutami a spostare la macchina, okay. Farla, rubala. Allora andiamo a controllare. Vieni, vieni, scendiamo giù, andiamo a vedere. Vabbè, ma fammi chiamare quella dell'assicurazione. Quella dell'assicurazione, vieni. Pronto? Come mia mamma la chiamavano Miss Simpatia. Per farmi un prank, guardate cosa ha fatto, mi ha spaccato letteralmente lo specchietto. Tutto questo lo vedrete lunedì sul canale. Sì, sì, ridi, ridi, mezz'ora fa sta urlando per quello che ha fatto. Allora, io ci terrei a ringraziare il Signore, perché mia madre, mentre stava facendo il suo scherzo osceno, al quale io non ho preso per niente bene, mi ha letteralmente spaccato lo specchietto. Perché lei non è capace a portare la mia macchinetta. Allora, mentre usciva con la macchina, ha preso e me l'ha sfondato. Adesso, io domani, insieme a lei, che ride, andremo a prendere uno specchietto nuovo. E per adesso, perché adesso tanto ormai sono le 8:15, sono le 8:15, quindi non devo uscire. Per adesso ho dovuto mettere questo specchietto. Sono, ragazzi, domani di specchietti ne ritrovo 27. Detto questo, guardate cosa ho dovuto fare per incollare lo specchietto. Ripeto, per le persone che adesso diranno: ah, ma è illegale girare con lo specchietto. Tranquillissimi, la macchina sarà ferma sotto casa e domani lo vado a cambiare. Quindi, detto questo, niente, ragazzi, io... Andiamo a assemblare lo specchietto. Sono 00:43. Come avete potuto vedere dalle clip precedenti, mia madre mi ha completamente sfondato lo specchietto. Questo per farvi capire che mia mamma è venuta da me, mi ha detto che dovevo organizzare tutto per uno scherzo, che sarebbe questo. Mi ha detto che era tutto quanto una cosa che mi aveva preparato e che c'è stato questo inconveniente che mentre faceva retromarcia con la mia macchina ha preso l'albero e l'ha distrutta. Mia mamma ha dovuto andare a ricomprarmi anche appunto lo specchietto. Quello che ci tenevo a dire è, ragazzi, anzi le mamme dei ragazzi di oggi, madri carissime, se non sapete organizzare degli scherzi, non li fate. Per concludere in bellezza, fatemi sapere qui sotto nei commenti un prank da fare alla mia mamma e voglio assolutamente prendermi la mia vendetta. Detto questo, io concludo il video, non dico niente, vi saluto, buona giornata.